È stata molto brava, secondo me, la nazionale, perché comunque prendere gol dopo pochi secondi all'inizio della partita non era assolutamente facile. Secondo me è stata brava a reagire subito, ha dato il gol con bastoni e poi c'è stato questo grande gol di Barella e poi è riuscito a tenere comunque fino all'ultimo, nonostante poi abbia rischiato di prendere gol. Però credo che la reazione sia da ammirare, era difficile secondo me partire con una vittoria, anche perché i pronostici ci davano comunque la vittoria dell'Italia, ma credo sia stato molto importante perdere quei 3 punti. Partire con una vittoria fa la differenza, perché già comunque tra le 4, diciamo, l'Albania parte comunque un gradino sotto rispetto a tutti, adesso ha 2 partite molto complicate, quindi avere comunque 3 punti già nel proprio bottino è già fondamentale, quindi soprattutto per una squadra giovane è importante avere entusiasmo. Ecco, come si può affrontare, magari battere questa Spagna che ieri ha sorpreso un po' tutto, insomma, per la qualità del gioco, per la vittoria? Beh, credo sul ritmo, è l'unico modo. L'Italia comunque è capace anche a difendersi, riesce comunque a tenere la squadra corta, ha giocatori di gamba in mezzo al campo, quindi penso che quello sia fondamentale. Non so poi se affronterà sempre con un centrocampo a 2 la Spagna o se magari si metterà 3 spalletti, credo che non abbia nulla da imparare, no? In questo senso, quindi secondo me però ci sarà anche qualche variante a livello tattico.